Ragazzi, sono le 4 di notte e Cap sta dormendo! Oh, oh, oh. Bello orsacciotto, sta dormendo! Sapete che momento è adesso? È il momento di accendere il suo computer e rubargli tutti i V-Max! Si è acceso, adesso andiamo su Fortnite! Eccoci qua su Fortnite! Adesso andiamo a vedere quanti V-Max ha Cap! Siamo appena arrivati su Fortnite. Speriamo Cap non si svegli. Guardate quanti V-Bucks c'ha! Ne ha 6.000! Ok, adesso ne andiamo a spendere un bel po'. Per esempio potremmo andare intanto sul negozio oggetti, togliere questo codice creatore via di qua. Ah. Perché il gioco si bugga se non metto... Non mettiamo il mio codice creatore perché sennò se ne accorge, quindi sono veramente fregato. Ma adesso andiamo a shoppargli qualcosina. Qualcosina, per esempio. Anzi, sapete che vi dico? Andiamo a shoppare, per esempio, già dal rosso 800 V-Bucks. Acquistiamo, benissimo, benissimo. Ma ancora dorme, non sta capendo niente. Andiamo indietro e shoppiamo anche. Chi non vuole shoppare lepre lupina? Acquistiamo, ovviamente. Avanti, riscattiamo. Come fa a non avere il leader squadra delle cocco? Uno youtuber che non ha questo orsetto rosa che costa solo 2000 V-Bucks. Andiamola a shoppare. Ah, che benessere, che benessere. Dopodiché andiamo a shoppargli per esempio la lama leonte. Vabbè, 1500 V-Bucks, un po' tanto, acquistiamo lo stesso. Raga, non deve accorgersi che sono stato io, se non mi ucciderà, è lo scherzo più bello della vita. Gli sono rimasti solo 350 V-Bucks. Sapete che vi dico? Io me ne scappo, chiudo Fortnite e vi saluto. Poi quando si sveglia, fatemi sapere la reazione. Anzi, devo nascondere la fotocamera. Bob, dammi la fotocamera che la nascondo. Sì, lui sta dormendo. E là, io nasconderò la fotocamera dietro il monitor, così lui non se ne accorgerà. Vediamo. Perfetto, raga. Lui non se ne accorgerà con questa inquadratura. Alexa, spegni la sveglia! Alexa! La sveglia non è impostata. Ma hai ragione, Alexa, scusa. Buongiorno. Ma mi sono addormentato coi pantaloni! Ma che cavolo! Non ho manco messo il pigiama! Ma dov'è il mio pigiama? E mi sono svegliato alle 11! Io non ci posso credere! Sono addormentato in pigiama, ma ecco perché faceva caldo. Ma perché le luci sono accese? E perché il mio gioco è acceso? E perché Fortnite è aperto? Ma che cacchio? Ma che cavolo ci fa il mio gioco acceso? Ma che cavolo, ma chi è che ha aperto il mio cioè vuol dire che il computer è rimasto acceso tutta la notte? Ma perché? Io non l'ho fatto. Ma poi io non uso mai questa skin. Ma che... No, aspetta. Perché ci sono 3 oggetti nuovi e 2 balletti nuovi? No, ok, qualcuno ha fatto qualcosa nel mio account. Qualcuno ha fatto qualcosa nel... Perché ho solo 350 V-Bucks? Non è possibile, ne avevo 5000. Anzi, che dico, ne avevo 6.000. No, fermi tutti, armadietto. Queste skin non le ho comprate io, leader della squadra delle coccole, non l'ho mai avuta. E poi che cavolo di skin è Giada Rossa? Scusa un attimo, questa è ancora più brutta, si chiama Lepre Lupina. Che cavolo ha mai avuto queste skin, raga? Io sicuramente no. E scusa un attimo, vogliamo parlare dei dorsi decorativi? No, i dorsi decorativi non li ho mai avuti, non ho mai avuto questi dorsi decorativi. E poi che cavolo è questo balletto zombie barcollante? No, raga, vi giuro che queste cose non le ho shoppate io. Andiamo nel negozio oggetti. Oltre ad avere solamente 350 V-Bucks, qualcuno mi... Lepre Lupina era nello shop di oggi. E perché il codice creatore non è il migliore del mondo, ovvero Cap? Ehi, scusa un attimo, qui c'è qualcosa che non va. Allora, le altre skin che sono state shoppate sul mio account, zombie barcollante era nel negozio oggetti. No, aspetta, qui ci serve la prova del 9. Anche leader della squadra delle coccole era nel negozio oggetti. No, raga, non ci sto credendo che qualcuno ha shoppato qualcosa dal mio account. Giada
rossa. Ero sicuro di non averla, infatti, nel negozio oggetti di oggi. Qua qualcuno ha utilizzato il mio account per shoppare su Fortnite. Ma l'ha fatto per forza mentre dormivo, perché il Fortnite era acceso, il computer era acceso, c'erano le luci accese. Quindi deve essere per forza stato qualcuno in questa casa. Andiamo a scoprire chi è stato il furfantello. Gli darò una bella lezione per aver speso i miei 6.000 V-Bucks. Crazy? Buongiorno. Ciao, mi stanno chiamando, dimmi. Come ti stanno chiamando? Perché sei qua, Cap? Aspettate, rifallo. Perché sei qua, Cap? Scusami, mi stai disturbando. Sono qui, Crazy, perché ho appena scoperto, accendendo forza, in realtà mi sono svegliato che Fortnite era già acceso, e ho scoperto che i miei V-Bucks sono scomparsi. Tu per caso ne sai qualcosa? Tu per caso ne sai qualcosa, Crazy? Io sto guardando un video, cioè stavo guardando. No, vedo proprio che stai guardando un video. Stavo per andare a guardare un video. Ah, sì, no, sì, certo. Cosa sono i V-Bucks? Cioè, nel senso, cioè, io so cosa sono, però nel senso non ho. Di quali cosa V-Bucks stai parlando? Cosa dici? Ma che stai dicendo esattamente? I V-Bucks, Crazy, mi sono spariti i V-Bucks su Fortnite. Ne avevo ben 6.000. Ti dico solo che tu sei il sospettato numero uno. Io? Ma... sì, proprio tu. Ma non ho mai fatto uno scherzo in vita mia. Perché dovrei rubarti dei V-Bucks e dovrei shoppare delle skin e metterti altri codici creatori? Hai parlato di codici creatori? Io non ho mai parlato di codici creatori. Scusa un attimo, cosa vorresti intendere? Perché quale codice creatore era inserito nel mio negozio oggetti? Era inserito ovviamente l'unico codice, cioè? Cioè quale codice? Il codice cap era messo. Cioè, ti voglio informare che non era inserito il codice cap. Strano. E quale? Infatti strano, era inserito un codice di qualcosa. E beh, non era il mio, lo sai quel codice creatore? Sì, non era il mio capo, certo, lo so. Certo, immagino. Cioè, io vengo a rubarti i V-Bucks, cambio codice creatore e metto il codice di qualcosa. Mettevo il mio, cioè, ma ti pare? No, caro, perché se mettevi il tuo l'avrei scoperto. Invece te, da furbacchione, non hai messo il tuo codice. Ma prima voglio sapere che cosa ha fatto a caso. Prima, per essere certo, io ho molti sospetti su di te, comunque. Ricordatelo, signorino, che sei il sospettato numero uno. Ti giuro, non sono stato io. Posso assicurarti? Sì, va bene, lo direi all'avvocato. Invece Kazu è qua dietro di me in cucina. Vediamo un po' se è stato lui. Ah, ti ho preso con l'alma del crimine. Ma stai giocando a Brawl Stars? Sì, sto giocando a Brawl Stars, c'è qualche problema? Io so che tu hai speso tutti i V-Bucks su Fortnite. Cosa sono i V-Bucks innanzitutto? Ah, è vero, lui non sa nemmeno cos'è Fortnite. Vabbè, okay. Ti lascio giocare. Come fa a essere stato Kazu che nemmeno sa cosa sono i V-Bucks? Deve essere stato per forza Crazy. Solo che devo avere una prova. Ma scusa un attimo, dentro la fotocamera vedo che ci sono dei file strani. Scherzo a Cap, Crazy, gli rubo i V-Bucks. Chi cacchio l'ha fatto questo file? Aspetta, ma certo, è stato Crazy. Ah, ti ho scoperto, questa volta non hai scappo. Devo andare che mi ha chiamato. Ma non si esce dalla finestra, dalla finestra, non puoi uscire dalla finestra. Ho trovato nella fotocamera un file che si chiamava Scherzo a Cap, gli rubo i V-Bucks. Sì. Cap, allora, cioè io non è che volevo, però Kazu a quanto pare mi ha detto che voleva farti uno scherzo. Ma se Kazu non sa nemmeno cosa stai dicendo, Crazy? Mi stai per cosa? Cosa Crazy? Mi stai per cosa? Crazy? Non capire. Mi stai usando? Ti giuro che non sono stato io. Non sono stato io. Io non sono nulla. Cosa sono i V-Bucks? Cosa sono i V-Bucks? Mi hai chiesto. E perché voglio fare uno scherzo a Cap. Io tu hai fatto uno scherzo. Ora assumiti le tue colpe. Mi stanno chiamando. Io vado. No, fermo qui, signorino. Adesso vorrei ridarmi tutti i V-Bucks, hai capito? Li voglio tutti nel mio account.